Capitolo 3. Il cervo dal nome Siù. Il nome Wapiti deriva dal Siù e significa sedere bianco. In effetti, questo parente stretto del cervo rosso europeo, al punto che solo recentemente è stato separato nella specie Cervus canadensis, ha una macchia bianca sui glutei denominata specchio anale. L'animale lo utilizza come elemento identificativo e come segnale d'allarme contro i predatori. È un animale davvero imponente, dopo l'alce è il secondo cervide per dimensioni di Yellowstone. Il primo wapiti che incontrai fu il primo giorno nel parco a West Yellowstone. Era un punto lontano che pigramente stava sdraiato e ruminava con il tramonto ormai alle porte. Il giorno dopo, emozionato com'ero dalla frenesia di visitare il parco, il mio orologio biologico sfalsato mi aveva fatto svegliare alle 7 di mattina e dopo una bella colazione montai in macchina e partii verso West Yellowstone. Mi bastarono 5 minuti per assistere al primo vero spettacolo naturale di Yellowstone. Le femmine di wapiti e i loro cuccioli, erano grossi quanto vitelli, che pascolavano placidamente in un prato ai margini della foresta, con il sole che sorgeva. I primi ricordi che mi vengono in merito a quell'incontro furono la sorpresa, la gioia e il freddo delle 8 di mattina del Wyoming, quando dovetti poi risalire in macchina e accendere l'aria calda al massimo perché stavo congelando. Fu bellissimo l'arrivo anche dei cosiddetti vaccari testa bruna. Uno stormo di questi uccelli, grandi come passeri, si piazzò in mezzo al branco di wapiti e si lanciò poi alla caccia. I vaccari sono uccelli insettivori che si cibano sia degli insetti sulla schiena dei grossi animali, e infatti ne ho incontrati parecchi nelle praterie della Lamar Valley a seguito dei bisonti, sia di quelli che, disturbati dall'incedere dei grossi mammiferi al pascolo, si alzano in volo. E li prendono al volo, proprio come fanno le rondini. Insomma, uno spettacolo che avrei visto poi solo con gli eroni guardaboi sul dorso delle pecore in Maremma e che evocava un fascino quasi africano. Due cuccioli di wapiti si misero a pagiocare e una femmina adulta si piazzò 30 metri da me, studiandomi e osservando i miei movimenti. Quando capì che non era una minaccia ma l'ennesimo visitatore che li fotografava con quegli strani aggeggi, si rimise tranquilla e riprese a pascolare. I maschi di wapiti sono solitari per tutto l'anno, ma nella stagione degli amori si uniscono ai gruppi di femmine e le tengono sotto il loro controllo per potersi accoppiare e trasmettere i loro geni. Questi possessori di harem sono molto gelosi delle loro femmine, al punto da doverle tenere compatte per non farle scappare, usando se necessario le maniere forti. L'ultima sera che pernottai a Yellowstone vidi proprio questa scena. Il sole stava appena iniziando a tramontare dietro l'orizzonte. E a West Yellowstone, a ridosso del fiume Madison, stava un grande branco di questi cervi. Bevevano e si rilassavano al sole. Quasi tutte le femmine piccoli, come da prassi, solo un giovane maschio che le teneva bada. Il suo trofeo non era molto grande, questo poteva suggerire che era entrato da poco, nell'età adulta, ma aveva in sé il fuoco e la passione dei giovani maschi. Si metteva in pose intimidatoria, inarcando il collo e andando a toccarsi la schiena con i palchi, fischiando e bramendo più non posso. Ecco che una femmina provava a allontanarsi dalla mandria e il maschio, che nel frattempo era tornato con le zampe a molo nel fiume, la caricò testa bassa, i panchi puntati contro di lei, facendola indietreggiare in tutta fretta e alzando mille spruzzi d'acqua dal fiume Madison. E questo trattamento venne riservato a tutte le femmine, giovani o adulte che fossero. Feci un confronto con un branco che avevo incontrato il secondo giorno di ritorno da Slough Creek. Il mio primo tentativo di vedere i lupi era miseramente fallito nel tardo pomeriggio a causa di una tempesta che iniziò a scatenarsi e mi obbligò a rincasare, mentre il vento sferzava le fronde degli alberi e alzava nuvoloni di polvere. In quell'occasione anche gli animali iniziarono rapidamente a mettersi al sicuro dalla furia del cielo, e tra questi vidi un branco di wapiti. Il primo maschio adulto che vidi sembrava abbastanza tranquillo e, ruminando, guidò le femmine lungo la scarpata, al sicuro tra gli alberi. Ma era la metà di agosto e la foga sessuale non era ancora iniziata. Capii allora con i miei occhi che agli animali, soprattutto maschi, gli ormoni giocano davvero brutti scherzi. Alcune volte ebbi occasione di incontrare maschi molto più grandi di quello di cui vi ho appena parlato. I maschi di wapiti, tra l'altro, assumono una bellissima colorazione argentata alla fine dell'estate e perdono completamente il velluto ai palchi, pronti a combattere per il predominio sulle femmine. Furono incontri che feci principalmente a ridosso dei boschi che facevano da corridoio tra il lago Yellowstone e la Eden Valley. Si trattava di bellissimi maschi possenti, con la criniera molto folta e il trofeo impressionante. Come i due che incontrai nell'area picnic vicino al lago Yellowstone, probabilmente ormai prossimi a sfidarsi per il controllo delle femmine. Su tutti spicca il bellissimo adulto che vidi sulle rive del lago Yellowstone. Nella grande prateria a ridosso del lago, grande come il nostro Garda, dalle acque azzurre come un mare,
stava pascolando un grande maschio adulto. Il trofeo era immenso, la criniera foltissima e il pelo era talmente argentato che pareva bianco. Era davvero uno spettacolo maestoso, incedeva con passo reale tra l'alba alta del pascolo. I turisti l'assediavano a distanza di sicurezza con telefonini e fotocamere, ma il wapiti non badava loro. Sembrava un vecchio cavaliere tornato dalle crociate. Probabilmente aveva vissuto molte battaglie sulla sua pelle, contro i lupi, contro gli altri wapiti, contro il freddo e la fame. Forse dopo quella stagione degli amori sarebbe andato verso sud, nel rifugio dei cervi presso la cittadina di Cody, Wyoming, dove trovano nutrimento anche sotto la neve. O forse sarebbe rimasto a Yellowstone, a sfidare le alte nevi e i predatori che minacciano tutti gli abitanti del parco. Un incontro però mi rimase impresso nel cuore, non tanto per la durata, ma per come avvenne. Uno dei sogni che avevo era quello di sentire il richiamo del wapiti, che è un bellissimo fischio modulato che riecheggia tutto attorno con un fascio e una vibrazione davvero notevoli. Guidando verso la zona sud del parco, vidi un maschio di wapiti di sfuggita attraverso le conifere e dopo un secondo udii il suo richiamo. Non esagero a dire che a sentire quel bel suono mi si sciolse il cuore dell'emozione. Poi vidi solo una macchia argentata sparire tra gli alberi. Niente più. Quel suono, ogni tanto, riecheggia ancora nei miei ricordi, vivo come nel momento in cui lo sentii.